Molte mamme si chiedono: qual è il vero problema che c'è adesso per Teramo per poter prevedere un polo scolastico nuovo? Noi non ci fidiamo di nessun intervento che venga fatto, anche perché sono lunghi, sono lunghi e non risolutivi. L'unica soluzione che noi vediamo è quella di casette basse di legno o qualcosa di molto simile che vengono poste all'aperto. A Teramo sicuramente ci sono delle zone dove questo è possibile, ma perché non lo possiamo fare? Non ce lo permette lo Stato? Non siamo abbastanza terremotati? Dobbiamo prima morire per poterlo avere? Io credo che quello che dice la signora io lo condivido, cioè il futuro è sicuramente quello che dice la signora, cominciare a pensare di fare dei poli scolastici con casette, con moduli, insomma ci sono a scuola, a Campobasso hanno costruito una scuola in, dopo 2 anni dopo il sisma che c'è stato nel Molise, hanno costruito una scuola con moduli, una scuola che ospita 1200 ragazzi, un liceo scientifico e qualche altra scuola superiore, l'ha costruito un privato, il comune poi adesso ha deciso di pagare l'affitto. Quindi io dico che nel medio termine noi dobbiamo decidere quali scuole mantenere, perché evidentemente è impossibile pensare che noi possiamo fare poli scolastici per 11.000 studenti, o perlomeno non lo si fa in un medio tempo, magari lo si fa in un lungo tempo. Perché poi bisogna, il problema è che poi bisogna trovare le risorse. Quindi io credo da amministratore che questo terremoto, diciamo, ci ha in qualche modo ulteriormente insegnato che non conviene investire o conviene investire attivamente su strutture che i tecnici devono dire che sono strutture, insomma, che comunque hanno concluso il loro percorso, la loro vita, diciamo, la loro vita naturale, almeno come scuole o come edifici, e pensare e iniziare a costruire scuole, come diceva la signora, che possano essere dei poli, che possano essere dei moduli, insomma, poi gli spazi ci sono. Tant'è che noi, per esempio, queste due scuole, la Savinia e la San Giuseppe, adesso abbiamo porteremo lunedì queste due scuole in una struttura in cemento armato, l'amministrazione ha già deciso che quelle due strutture non saranno più scuole, ovviamente, perché riteniamo che non conviene andare ad investire ulteriori soldi in due strutture che sono in pietra, ma forse conviene costruire una scuola nuova che ospiti questi ragazzi.